Ettega ha segnato contro il Cesena tante reti quante ne aveva realizzate nello scorso campionato in 17 domeniche. La prima alla vecchia maniera di testa e di prepotenza dopo un minuto. Al 14esimo Scirea, l'altro inedito uomo gol di giornata, esce in avanscoperta e fulmina Recchi con una bordata improvvisa. Al 18esimo su cross di Cabrini, Bettega approfitta di un'esitazione del portiere Cesenate e concede, a se stesso e alla sempre meno scettica platea, il bis. Al 35esimo Zoff viene giustiziato dalla solita legge dell'ex. La rete che accorcia le distanze è di Verza. Nella ripresa, al 13esimo, Scirea pareggia la doppietta di Bettega con una puntualissima girata. Al 23esimo raccoglie gloria anche chi non era riuscito a conquistarne a sufficienza in precampionato. Fanna, subentrato a Virdis, punisce ulteriormente Recchi. Al 36esimo, infine, Bettega stacca Scirea, da 2 a 3 gol, approfittando con una zampata graffiante come da tempo non si vedeva da parte sua, di un traversone di Cabrini, 6 a 1. Ho fatto in una partita tanti gol su azione quanti ne ho fatti l'anno passato, quindi se non altro sono obbligato a far meglio dell'anno passato, appunto. Comunque direi che al di là dei miei 3 gol, quello che conforta è la prestazione della squadra, l'aver fatto un risultato così largo, l'aver dimostrato questa salute, penso che sia di buon auspicio per il futuro immediato e per il futuro più lontano.